Buonasera a tutti, oggi vi presenteremo la mia salata e vi presento i miei collaboratori che sono Irene e la nostra maestra. Robby, quali sono gli ingredienti? Vediamo di ricordarceli perché sono un po' complicatini, eh? Diciamoli! Allora, farina 400 grammi. Farina 00. Ah, farina 00, ricordatevelo, mi raccomando. Poi, olio 120 grammi. Latte 330 grammi. 4 uova. Questo è lievito secco, 8 grammi. Sale 10 grammi. Semi di sesamo. Un cucchiaio di zucchero per la farcitura, la nostra caciotta, diglielo Robby. Caciotta buonissima. Buonissima, guardatela. E poi prosciutto. Del prosciutto. Dobbiamo fare ora? Per prima cosa dobbiamo attivare il lievito. Che vuol dire? Perché il lievito, siccome è secco, gli dobbiamo dare nuova vita. E come si fa? Si mette un po' di zucchero, un po' di latte, si mescola. Forza Robby. Vediamo. Ma un po' di latte così piano piano, vero? Sì, questo è così, questo. E si mescola. Lasciamolo stare un momentino mentre continuiamo con gli altri ingredienti. Che facciamo? Prendiamo la planetaria e mettiamo le uova. E vai! Con le uova, dammi il latte. Partirò di quel latte. Tutto? Tutto. Forza, forza, forza! Quindi uova, olio e latte. L'olio. L'olio, eccolo qui, prego. Attenzione. Benissimo. E poi? E poi accendi la planetaria e falla girare per un momentino. Dai. La farina, forza! Apriamo la planetaria. Mentre va la planetaria, mettiamo un po' d'olio in una teglia e un po' di farina. Impariniamo questa teglia per evitare che l'impasto si attacchi, come se fosse una torta, perché è liquida, l'impasto è liquido, non è duro. Non c'è bisogno di spianare, non c'è bisogno di niente. Si prepara, si mette tutta pronta a lievitare. Affettiamo la nostra caciotta. Quanto deve essere la fetta? Fettine. Qualche millimetro, vero? Non troppo grossa. La brescia salata si presta anche ad altre farciture. Può essere farcita con le verdure, può essere farcita con le melanzane, con la mozzarella. Questo sono molto, si lascia al gusto. Io e Roberta preferiamo prosciutto cotto e caciotta. Caciotta di casa a mamma filosa. Audione è così, lo mettiamo a metà l'impasto e lo versiamo direttamente nella teglia. Marisa versa l'impasto con la Marisa. Più o meno metà. Quindi metà impasto. Sì. Perché l'altra metà ci serve. Come copertura. Come copertura. Mettiamo. Non mettere troppo brusco. Allora no. Messi tipo a pialla, no, altrimenti viene poco condita. In maniera creativa, più ne metti, più è colosa. Più è colosa. Ma va, ora lo diciamo, volete sapere un segreto? Più ne mettiamo, più golosa è. La mangiamo. Questo vale pure per la caciotta. Certo, certo. Non dobbiamo essere, ricordiamo, lesinare. Più caciotta mettiamo, più prosciutto mettiamo e più golosa va. Esatto. Completiamo la nostra brioche con il sesamo. Apriti sesamo, cioè apriti pancia a noi per mangiarlo.
Il forno è caldo. Allora mettiamo al forno. L'abbiamo portato a 200 gradi, inforniamo nel primo piano. Qui già riscaldato. Sì, forno caldo. Prendiamo il forno. Ecco voi, Sua Maestà, dolce salata. Ecco voi la dolce salata. E adesso l'assaggiamo, ricordatevi che si mangia con le mani, vero Robby? Facciamo sì, con le mani! Vai, 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 quale pezzo prendi? Fantastica! Prima di salutarci vi ricordiamo, 1. Iscrivetevi al nostro canale, 2. Lasciate un like! Like! 3. Ricerche, ma anche le vostre ricette. E poi, se volete acquistare i nostri buoni prodotti, diglielo Robby, caciotta, olio, pasta, farina, tutto questo, marmellate, cosa dovete fare? Potreme. Esatto, andate sul nostro canale www.sicanisolidari.com.